Ciao a tutti ragazzi e bentrovati nel mio canale nuovamente. Prima di iniziare con la trattazione vi invito a iscrivervi al canale e a mettere like se il video vi piace. Anche oggi siamo in topless o un ragno. Vabbè, perché poi magari si metterà in mezzo anche il digiuno intermittente. Aspetta, questo ragno qua mi ha rotto un pochino il cazzo. Volevi scendere? Sei sceso. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Prima di iniziare con la trattazione vi invito a iscrivervi al canale e mettere like se il video vi piace. Oggi parliamo di definizione, in particolar modo come diventare squartati, scuoiati, ultra definiti o shredded con l'alimentazione. Questo video è uno dei due, è il primo dei due video che verranno fatti, perché ovviamente la definizione è un tema molto ampio, molto complesso anche. Effettivamente quello su cui mi voglio focalizzare oggi è arrivare al massimo potenziale di crescita come massimo potenziale di definizione. E per fare questo, purtroppo, dieta e allenamento non bastano, perché dieta e allenamento sono delle percentuali di una giornata fatta di tantissime cose. Durante la giornata c'è il sonno, che occupa dalle 8 alle 10 ore, in certe persone 6 e in altre persone ancora meno, addirittura 4. C'è il lavoro, gratificante o meno gratificante, scomodo o comodo. Ci sono i rapporti interpersonali con l'amorosa, con la famiglia, ok? E poi ci sono ovviamente tutte quante le altre sfaccettature della vita, in senso, se vi piace la zona dove vivete, il vostro quoziente intellettivo, quindi anche parte della genetica, l'istruzione che avete avuto, la consapevolezza, tantissime cose, e tutte quante queste cose qua si mischiano assieme e vanno a determinare la vostra capacità di gestione dello stress. Dobbiamo creare un terreno fertile a tal punto da permetterci poi, con la dieta e con l'allenamento, di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Avrete migliaia di volte sentito persone che vanno in vacanza, mangiano un sacco, molto di più di quello che mangiavano prima, eppure riescono a vedersi squartati, definiti, anche belli abbronzati e vascolarizzati. Questa cosa qui succede sia perché le persone che vanno in vacanza si mangiano di più, ma si muovono anche di più, infatti le escursioni, le passeggiate sono molto di più rispetto alla vita sedentaria che si tiene in città o nel luogo dove si vive. C'è la possibilità poi che comunque in vacanza si mangia meglio, quindi si fa attenzione alla colazione, poi la sera se molto stanchi e si mangia poco si va a letto e quindi automaticamente si migliora la circadianità, ma a dire la verità, nella maggior parte dei casi, la gente in vacanza dimagrisce perché non è stressata. Ma è possibile che il cortisolo abbia questo effetto così importante quando si parla di dimagrimento? Effetto che comunque a parità di calorie, se ho meno cortisolo, posso dimagrire meglio? Certamente che sì. È per questo che bisogna un attimino fare 10 passi indietro e riuscire a capire come preparare il vostro terreno in modo tale che una volta iniziata la dieta e l'allenamento, per la definizione, riuscite a ottenere i risultati maggiori possibili. La reputazione del cortisolo ha sempre avuto un andamento sinusoidale. Anni fa il cortisolo era il pieno nemico del culturista, infatti il cortisolo doveva essere assolutamente smorzato, addirittura anche con farmaci, tra cui il Citradel, che ne bloccava proprio la sintesi. Perché effettivamente il cortisolo ha questo effetto lipogenico, cioè aumenta l'accumulo di tessuto adiposo, il cortisolo fa venire fame, quindi inficia la possibilità di mantenere una sostenibilità del piano alimentare. Il cortisolo poi ha anche un effetto catabolico, quindi vi distrugge il muscolo che avete appena costruito. Il cortisolo non lo vogliamo, a dire la verità. E a dire la verità, nella società odierna non è tanto l'eccesso di questo ormone, ma la sua carenza. La carenza di cortisolo porta ovviamente stanchezza, porta abbassamento delle difese immunitarie, porta burnout. Quindi quando siamo in burnout surrenale, quindi quando siamo tanto stressati e non abbiamo più le nostre riserve, perché effettivamente abbiamo anche finito i livelli di cortisolo. Quindi è una cosa che bisogna prendere e tenere anche in considerazione. Tuttavia, non diciamo cazzate, il cortisolo nel culturista non lo vogliamo in eccesso. Ma in che senso non lo vogliamo in eccesso? Non lo dobbiamo produrre per niente, quindi dobbiamo fare in modo di allenarci, stare a dieta e take it easy, quindi vivere la nostra vita come va vissuta senza stressarci per le minime alterazioni che avvengono nella giornata. Cambio outfit, a parità di dieta e allenamento, ci sono due cose che vanno assolutamente prese in considerazione e fatte per permettere poi alla dieta e all'allenamento di rendervi più definiti possibili. La prima cosa è la gestione dello stress, quindi evitare un'eccessiva produzione di cortisolo.
l'eccessiva produzione di cortisolo, ahimè, durante la vita si ha ogni qualvolta stiamo vivendo o percependo delle condizioni avverse. Quindi fortunatamente non abbiamo nessun leone che ci corre dietro, nessuna guerra in corso, nessun sabotaggio del nostro villaggio dove siamo e nessun problema di carestia, fortunatamente. Però comunque sia, il cortisolo, la percezione della vita avversa, avviene sempre e comunque. Che sia un lavoro che non è gratificante, che sia un nucleo familiare che ha dei problemi, che sia comunque un rapporto sgradevole con la compagna, che sia l'incapacità di uscire dalla città per il troppo lavoro o che sia comunque una palestra scomoda. Tutte quante queste condizioni apportano un sacco di stress, aumentano un sacco la secrezione di cortisolo e inficiano la vostra possibilità di crescita. È per questo che comunque non solo gestire lo stress attraverso la mindfulness, attraverso la scelta di una palestra come si deve e attraverso agire a monte al problema, quindi fare in modo di studiare qualcosa che poi vi faccia fare un lavoro gratificante, fare in modo di seguire gli archetipi, quindi fare in modo di vivere la vita nel modo più piacevole possibile, si possono anche utilizzare dei particolari integratori, dei particolari supplementi che facciano in modo che questo cortisolo venga secreto di meno e venga secreto più che altro nel momento giusto. Quindi quando ci alleniamo vogliamo il cortisolo, ma se siamo in ritardo di mezz'ora a lavoro non vogliamo poi così tanto cortisolo, anche perché poi più che altro non cresciamo più e non ha senso. Purtroppo però non sempre si vive in un'isola caraibica, non sempre c'è il sole, esiste anche l'inverno, non sempre ci si può andare ad allenare quando si vuole, perché effettivamente la vita è programmata molte volte, quindi ci si sveglia, si lavora, si sta con la famiglia, ci si allena, si va a letto e repeat forever. E dunque in questi casi dove life takes over, utilizzare dei supplementi per l'abbassamento e la modulazione del cortisolo è una terapia di attacco per fare in modo di crescere il più possibile. Ed è così che si utilizzano dei tonici adattogeni, che sono delle sostanze che contengono a loro volta dei terpeni, piuttosto che delle saponine, piuttosto che dei glicosidi, quindi degli estratti di erbe che riescono a modularvi la secrezione di cortisolo e abbassarne i livelli. In poche parole, i tonici adattogeni fanno in modo di farvi percepire la vita come deve essere percepita e non con troppa ansia, quindi un evento X diventa meno stressante di quello che sarebbe se non aveste preso queste erbe. È così che si prende la teanina, anche qui una sostanza neuromodulante fenomenale che vi abbassa il quantitativo di cortisolo attraverso l'abbassamento del rilascio di glutammato e vi aumenta il rilascio di serotonina e dopamina. È così che si utilizza la fosfatidilserina, che oltre a abbassare i livelli di cortisolo permette un aumento dei livelli di dopamina, quindi vi permette una migliore gratificazione e una migliore capacità, insomma, di perseverare in quello che state facendo. Quindi prima di iniziare una dieta è giusto dare al vostro corpo i fertilizzanti necessari per far crescere il vostro muscolo il più pulito possibile e ovviamente per definirvi nel modo migliore possibile, senza stress e senza, diciamo, incappare in sgarri che poi mandano all'aria tutto quanto. Ma andiamo un attimino sul concreto, perché tante volte la gestione dello stress è molto complessa da portare a termine e quindi bisogna un attimino cercare di capire quali altre cose possono venire prima di un piano alimentare o di un allenamento fatto per la definizione. Ebbene, c'è qualcosa comunque che viene prima, qualcosa di discusso da molto tempo, qualcosa che curò l'epilettico ai tempi di Gesù, e si parla del digiuno. Non per forza il digiuno intermittente di 16, 18, 20, 24 ore, no, parliamo del digiuno notturno, quello che avviene ovviamente la notte quando vi coricate. Ebbene sì, aumentare il lasco temporale che va dall'ultimo pasto fino alla colazione è qualcosa che potete fare sempre e comunque, che siate in ipertrofia, che siate in fase di definizione, che vi stiate preparando ad una gara, che mangiate bene o che mangiate male, che siate nuotatori, ciclisti, culturisti, potete farlo indipendentemente da ogni condizione ed è un fattore principale, un fattore prioritario che effettivamente vi può trasformare fisicamente anche mantenendo le stesse identiche calorie e lo stesso identico stile alimentare. Pochi ne parlano, ma a dire la verità gli esperti del ritmo circadiano conoscono molto bene gli effetti positivi del cenare prima possibile, tanto che ad esempio qui
cenano verso le 6, verso le 7, quindi poco dopo il tramonto del sole, e questo permette non solo un migliore sonno, ma anche una migliore sensibilità insulinica, anche perché cenare lontani dal picco di melatonina che avviene dopo il tramonto ha un effetto positivo e protettivo dal punto di vista metabolico. Ebbene, quindi effettivamente se noi vogliamo avere un miglioramento indipendentemente dalla dieta, sapete che comunque potete allungare questo periodo. Gli studi per quanto riguarda questa cosa qui sono stati fatti come? Sono stati presi due gruppi, gli sono state date le stesse identiche calorie, gli stessi identici cibi, gli stessi identici meal, quindi gli spuntini erano uguali. L'unica differenza è che un gruppo aspettava 8 ore, dalla cena alla mattina, e invece l'altro gruppo ne aspettava 12, quindi semplicemente cambiava il periodo in cui si aspettava. Sono stati fatti altri studi, a dir la verità, questo dal punto di vista circadiano, è stato fatto vedere che se noi anticipiamo la cena e arriviamo a cenare alle 16 o alle 18, abbiamo, anche se aspettiamo abbastanza tempo tra l'ultimo pasto e la colazione, un risultato ancora migliore. E questo fa capire quanto è importante aspettare e svuotare le riserve di glicogeno muscolare. Bene, questa cosa qui è un qualcosa di scientifico, anche perché noi abbiamo serbatoi di glicogeno, ed è anche uno dei motivi per cui fare tanti piccoli pasti è qualcosa di positivo e migliore in caso di definizione, piuttosto che fare un pasto grande, oppure farne ad esempio tre, ma tre importanti. Questo è dato dal NIT, quindi dobbiamo prendere in considerazione un altro fattore, che potete comunque fare quanto volete sempre. Stiamo parlando sempre di cose molto facilmente gestibili, molto più gestibili della componente dello stress, quindi molto più gestibili della produzione di cortisolo, che comunque può essere gestita con degli integratori. Dunque, un'altra cosa gestibile è il NIT, muoversi di più al di fuori dell'allenamento, ovviamente, perché un allenamento con i pesi che dura un'ora e mezza, quanto volete muovervi, che di per sé state spingendo ghisa, non è che fate danza e altre cose, no, non vi muovete praticamente mai, a meno che comunque non facciate delle camminate, a meno che non fate un po' di cardio pre e post, eccetera. Però la cosa importante è aumentare questo NEAT, aumentare questo non exercise activity thermogenesis, fattore fondamentale. E questo NEAT è anche uno dei fattori importanti per quanto riguarda il timing, perché se voi fate tre pasti e in ogni pasto mangiate tantissimo, il problema è che se avete magari una bassa sensibilità insulinica o avete le riserve di glicogeno già piene dal pasto precedente, quello in più andrà preferenzialmente ad accumularsi come grasso, specialmente se non vi siete mossi tanto. Viceversa, se voi decidete di spalmare queste calorie in 5 pasti, innanzitutto è meglio da un punto di vista di sazietà, perché quando vi viene fame dopo avete già lo spuntino da mangiare. Poi, in secondo luogo, è strapositivo perché voi non riempite mai troppo le riserve di glicogeno, che non le vogliamo piene quando si parla di dimagrimento, ma le riempite un pochettino e difficilmente andrete in overflow, quindi difficilmente straborderete. E quindi arriviamo al quarto fattore importante da prendere in considerazione, che è quello della frequenza dei pasti. Sì, infatti, perché nel caso della definizione è giusto fare tanti piccoli spuntini piuttosto che uno grande, anche perché quando vogliamo definirci partiamo tante volte da una sensibilità insulinica bassa, e dunque non vorremmo mai che l'eccesso di cibo che mangiamo nel singolo pasto vada a accumularsi in grasso. Mangiare poco permette di mantenere le riserve di glicogeno scariche, non da un picco insulinico troppo elevato, quindi non permette una forte lipogenesi, e poi dà la possibilità che se abbiamo fame, tanto tra mezz'ora mangiamo, quindi no problem, no rush. Quindi questa cosa qui va presa in considerazione, specialmente nelle condizioni di definizione. E ricordatevi sempre che uno dei motivi fondamentali per cui questa cosa qui funziona dipende proprio dai vostri serbatoi. Se mangiate tanto nel singolo pasto, c'è molta più possibilità di riempire le riserve di glicogeno oltre il limite, e quindi poi ovviamente va in grasso. Se invece mangiate tanti piccoli spuntini, ovviamente le calorie per il singolo pasto saranno minori e con molta più difficoltà ingrasserete. Bene, per questo video è tutto. La seconda parte la faccio a breve, adesso vediamo se è pettinato in camicia. Grazie ragazzi di tutto e un abbraccio.